Bella, versatile, capace di suscitare emozioni, di essere trasgressiva e di porsi da sempre come un materiale imprescindibile nel mondo della moda, del lusso e del design. La pelle è protagonista a Spazio Linea Pelle a Milano, il primo centro espositivo permanente dedicato all'eccellenza conciaria italiana in un progetto intitolato Questione di pelle. Questo spazio è stato aperto per dare continuità tutto l'anno a quello che la Linea Pelle rappresenta. Quindi è uno spazio creato per aprire alla città e diffondere la cultura e il valore di questo materiale. Un materiale che ha fatto grande le aziende del Made in Italy, perché è grazie alla pelle italiana che certi brand hanno conquistato i mercati internazionali. Materiale duttile e glamour e dotata di grande versatilità, la pelle è stata interpretata nei decenni dagli stilisti italiani più iconici, che si sono lasciati ispirare da questo materiale per creare dei pezzi unici, il cui fil rouge è madre natura. Il tema che accomuna questi abiti è la natura. Proprio ad esempio abbiamo degli abiti di piume, colori, le stampe floreali, l'oro e il plissé. Quindi l'idea proprio di questa giornata dal tramonto fino all'alba. Vivetta, che ha creato questo giardino fatto di pelle, di fiori di pelle, di foglie, le mie stampe che sono floreali, questo abito di piuma che rappresenta quasi l'acqua dell'oceano che abbiamo cercato di ricomporre attraverso le piume, fino a questo arancio fuoco che rappresenta il sole, quindi la natura da dove poi nasce la pelle. Al contrario di quanto si pensa, la pelle è qualcosa di assolutamente naturale, in quanto, se è vera, è plastic free, riciclabile e sostenibile. Difatti, l'impatto ambientale derivato dall'industria conciaria è minimo. Credo che la pelle sia assolutamente uno dei materiali più sensuali, versatili, duttili, femminili e in assoluto glamour del mondo della moda. Tutti ricordiamo il chiodo, per esempio, di James Dean o di Marlon Brando in fronte del Porto. Perché la pelle è importante? È importante perché dopo aver attaccato l'industria della pelliccia, adesso ci si vuole scagliare contro la pelle e si parla di ecopelle, ma negli oceani non galleggiano isole di pelle, galleggiano isole di plastica. Quindi la pelle è importantissima, perché la pelle e soprattutto le aziende italiane sono all'avanguardia e sono meta di tutte le concerie del mondo che vengono ad imparare come si trasforma la pelle e che cosa si può ottenere dalla pelle. I grandi nomi Hermès, Chanel, Vuitton vengono a produrre in Italia, quindi noi dobbiamo difendere la pelle italiana perché è un vanto di questo nostro paese che va sostenuta. Le creazioni dei giovani designers possiamo ammirare alcuni pezzi storici provenienti dalla Fondazione Gianfranco Ferré, insuperato maestro nell'utilizzo della pelle. Dal chiodo grintoso alla gonna sensuale al cerchietto più bon ton, la pelle è versatile, semplice ed elegante, un simbolo tutto italiano.